Da piccoli noi si giocava con poco, perché non avevamo niente. Non c'era il gioco che parlava, il gioco che rideva, il gioco che contava la favola, il gioco che... C'erano giochi semplicissimi, soprattutto la bala. Con la bala si giocava al rinoceronte, si giocava a passarsi la palla uno con l'altro. Poi si metteva in cerchio, si metteva la palla dietro, il primo che riusciva a prenderla scappava. Questo era il nostro divertimento, più la bala, perché il pallone non si conosceva ancora proprio il pallone. Poi si giocava il fazzoletto. Il fazzoletto era divertentissimo, si giocava in due squadre, uno teneva il fazzoletto, chiamava numero uno, numero due, due partivano, si prendevano il fazzoletto. E via. Se veniva toccato, pagava pegno. Poi si giocava al pirlo, che è la semplice trottola. Con la trottola si perdeva tantissimo e si giocava a squadre. Si facevano le due squadre, chi faceva più punti vinceva. A far Come si faceva a far punti? punti si girava la trottola. Se uno prendeva tre, si teneva la conta del tre, il prossimo giro si contava il sei, insomma, si contava i punti che dove si fermava la trottola, dove si inclinava. Cioè sulla trottola c'erano i Sulla numeri? trottola c'erano i numeri, se mi ricordo io, una trottola in legno, perché i giochi erano tutti in legno, non c'era la plastica, non c'era, era in legno. La trottola girava, sulla trottola in giro c'era scritto i numeri. Chi faceva di più facendo la somma vinceva. Il numero che toccava a terra, dove si fermava? Dove si fermava, si inclinava la trottola, era il numero che avevi Nel fatto, punteggio. punteggio. Poi si giocava tantissimo alle biglie. Le biglie forse anche voi le conoscete come sono. Si faceva le stradine nella terra e poi con un dito si buttava la biglia che andava più lontana e arrivava alla fine della stradina, vinceva. Anche lì sempre un gioco di squadra. Perché noi da bambini eravamo talmente tanti che si faceva il gioco di squadra. Si giocava proprio sempre nelle squadre, si faceva squadra, Le insomma. piste delle biglie le facevate in campagna o sulle strade? No, sulle strade e nel cortile, perché una volta il cortile era terra, era semplicemente terra, non come l'asfalto, le piastre, era terra. Allora si facevano le stradine nella terra. Con le mani avanti si faceva le stradine e via. E anche le strade del paese E erano di anche le strade terra. del paese erano tutto terra, le principali avevano il salasà, salasà che erano fatti di sassi. E lì allora era un po' più difficile, si giocava più alla palla lì. Oppure alla polenta, perché sui sassi col gesso si disegnava la polenta. Ma noi non avevamo i gessi come adesso, il gessetto si rubava a scuola. C'erano le lavagne con i gessetti. Qualcuno si recuperava il gessetto e si disegnava la polenta. E come giocavate a polenta? Alla polenta si facevano due, tre cerchi, un grande rettangolo, un cerchio, si finiva col rettangolo. Poi si saltava con un piede, uno, due, tre, al rettangolo si allargava le gambe, si saltava nel cerchio, si allargava le gambe, ci si girava e si tornava indietro. Chi appoggiava il piede era fuori, perdeva il giro, doveva aspettare. E questo lo facevate sul selciato. Lo facevamo sul selciato o dove c'era magari un tipo piastre, un po' quelle piastre di porfido grande, si approfittava in quei posti lì perché era impossibile. Tante volte si faceva anche sulla terra, chi aveva il cortile... più di sabbia che si faceva con un bastone di legno, si disegnava e avanti. Dipendeva in che posto ci si trovava a giocare, perché il posto principale era la piazza, ma anche i cortili. Ci si trovava lì e si giocava. Poi c'era tantissimo il salto alla corda. Due giravano la corda e si saltava. Chi si impigliava con la gamba era fuori gioco. E anche lì si faceva le squadre, chi saltava di più, chi saltava di meno. Il gioco della fune, che si fa anche adesso qualche volta, a squadre, da una parte e dall'altra si tirava la fune. Dopo si giocava a scondilever.
il vostro famoso nascondino. Quello era il gioco principale perché ci si nascondeva dietro le fascine della legna, in una stalla, in un garage, in un, non so, in tutti i posti, gli angoli del paese erano tutti nostri, perché Certo. anche macchine non ne circolavano tante, allora il paese era nostro. Entravate nelle case. Nelle case altrui, nelle case c'erano i porticati, si entrava, dove si trovava aperto ci si nascondeva. E lì il gioco diventava grande perché eravamo in tanti e lì proprio si partiva dalla piazza, lì c'era quello che contava e dalla piazza si divideva tutto su per il paese. Quello era il divertimento più bello che c'era. Poi noi bambine a volte ci trovavamo a giocare a cucire. Si prendeva un pezzetto di stoffa, si cuciva, si cercava di fare il vestitino alla bambola o cucire la bambola perché era di pezza. Si roteva facilmente e allora ci si divertiva in questa maniera. Dopo i giochi, il salto con i sacchi, quando portavano a casa le patate c'era un sacco vuoto, si entrava nel sacco, si prendeva sui fianchi e si saltava. Il primo che arrivava alla riga in fondo vinceva. Dopo che mi ricordo, giochi c'erano. L'inverno con la neve ne veniva tantissima, si era sempre fuori, ci si bagnava fino al collo perché non c'erano le tute termiche come oggi, si veniva dentro con i geloni alle mani e ai piedi e poi si piangeva e la mamma diceva: vi sta bene, non dovevate bagnarvi, però ci divertivamo. Oh, le slitte! Chi era signorotto ce l'aveva. Qualcuno metteva le cartelle di mezzo cartone sotto il culo e giù per la discesa. Dopo si arrivava a casa, sgridate perché i soldi da comprare la cartella non c'era più. E ci dicevano: attenta che fai la fine di Pinocchio, vai a scuola con i libri sotto il braccio. E si rompeva la cartella. Poi si giocava a palle di neve perché la neve quest'anno ne è venuta tanta, ma se ne veniva tantissima una volta. E se no di peggio si rubava la slitta del fieno, dove i nonni andavano a prendere il fieno, no? Nei prati, in montagna, a Torre Farlet per le vacche. E un giorno ci è capitato di andare a rubarne una. In 10 siamo partiti su slittone in cima al paese, perché si poteva una volta, perché le macchine non ce n'era, si partiva in cima al paese e si finiva fino in fondo. E un giorno siamo capottati, rotta la slitta, ahimè. È stata finita perché ci siamo presi delle belle sgridate, perché la slitta era importante una volta, lo slittone. Anche guidare uno Anche slittone non era facile. chi guidava lo slittone era di. Ma su slittone eravamo che in 15, 15 bambini. Dipendeva, poi si andava nel paese, era bellissimo perché il paese insomma, era per noi il paese. Dove voi adesso avete difficoltà a giocare al pallone in piazza, noi il paese era nostro. Poi dei giochi, beh, ci si scambiava anche tanto le cose perché c'era chi ne poteva avere di più, chi ne poteva avere meno. Si giocava la monetina, si buttava le monetine, le 10, la lira, le 5 lire, si gettava. E il nonno ce la prestava, giocavamo a buttarla in aria, chi la buttava più alta. E poi i pitti, che quella io non riuscivo mai a giocare, perché per me era un gioco difficile. Allora, quando si mangiava le pesche, si tenevano le ossa, si asciugavano e poi si faceva come per esempio il pagliaccio che fa con le. Facevamo con le. Si prendeva per terra, poi si alzava, poi l'altra e via. Per me è sempre stato un gioco difficile. Non riuscivo mai a farlo. Dopo che giochi si poteva fare tantissimi perché i bambini soprattutto si divertivano con tiravano via il copertone dalla ruota della bicicletta, prendevano un pezzo di Cerchione. legno con il cerchio, partivano dove era discesa e facevano girare la ruota. Vinceva chi la faceva girare per più tempo. Dopo che si divertiva a fare, si facevano anche tanti dispettucci.
Adesso sono più pesanti, ma noi magari qualche piccolo dispettuccio si faceva. Si spostava la legna da una parte, poi usciva il nonetto, ci faceva scappare. Qualcosina si faceva, però erano dispetti anche innocenti, non erano dispetti cattivi o si spegneva la candela il vecchietto che andava in cantina, quelle piccole, oppure si andava in chiesa e se la combinava bella anche in chiesa. Si andava a recitare il rosario, il divertimento più bello era riempirsi le tasche, soprattutto i maschietti, di zolle. La zolla è un animaletto che si vede tuttora, anche adesso si vede abbastanza grosso, riempivano giù e poi siccome salta, le facevano andare tutte per la chiesa. Allora il parroco era molto severo, non come adesso, perché era insegnante anche di religione, era molto severo, ci castigava, ci richiamava, ci... E poi il giorno delle palme era un divertimento. Si piegava le foglie e si fischiava durante la messa. Anche lì, per noi ragazzi, bambini, era un bel divertimento. Adesso invece non lo fanno più, però per noi è un bellissimo ricordo. A qualche anziano ci divertiamo anche a fare qualche, non so, ci si divertiva a fargli anche qualche piccolo... neanche dispetto, ci si divertiva un po' perché era il nonno, nel paese per noi erano tutti nonni, allora si prendevano un po' tutti con un, magari al momento si prendeva il bastone o sai, si facevano cosette piacevoli e divertenti, ma non da far male all'anziano, si rispettavano i nonnetti, si rispettavano, perché chiunque era un nonnetto era per tutti noi, ci si rispettava anche quando che si giocava. Qualche volta c'era qualche piccolo parapiglia, ma fra gruppi si cercava di essere molto, insomma, di andare molto d'accordo, chi perdeva si rassegnava o qualcuno anche si arrabbiava. E poi ho l'esperienza della fionda, perché la fionda la mamma, mio fratello le faceva, poi pam, sassi, attento, rotti il vetro, attento, fai male. Allora la prendeva, la buttava nel fuoco perché era di legno, la buttava nel fuoco, il giorno dopo se ne faceva un'altra e noi ridavamo come i matti perché ci si divertiva. Poi un gioco che si faceva fra fratelli, ci si metteva in uno scatolone, l'altro agganciava il filo, ci si tirava con uno scatolone. Fra fratelli anche sì. La sera ci si trovava, si recitava il rosario col nonno, con la mamma, col papà, se ne va in montagna. In montagna si facevano i gruppi, si partiva col papà, magari si andava, lui aveva la passione di fare i fuochi fra i sassi, si faceva vedere e anche adesso mi piace andare a vedere i posti dove il mio papà è andato. Mi piace stare anche sul posto dove è andato il mio papà, mi siedo proprio sul sasso che c'è ancora, perché per lui era bello farci vedere le piante, tutte quelle cose lì. Giochi legati a un posto in particolare, per cui hai raccontato della piazza di Sì, Vigo. la piazza era il gioco, la piazza era il punto dove tutti ci si trovava, e soprattutto l'estate, perché l'estate veniva anche, si stava anche fino alle 8, alle 9, c'erano anche allora c'era qualche vecchietto un po' che si sentiva disturbato, Perché andava a dormire perché andava a presto. dormire presto, perché la mattina apriva il negozio, perché... E allora apriva la finestra, se non andate via adesso chiamo i vostri genitori. Sì, ma chi li sentiva? Ma io vi conosco, io lo dico alla mamma, io lo dico al papà, e allora dovrei dire una cosa che non dovrei insegnarvela. Con la fionda si rompeva la lampadina l'unica lampadina della piazza. Cosa succedeva? Era una bellezza, perché ci si divertiva, nessuno ci conosceva. Si andava a destra, a sinistra, oh, si cascava anche per terra, via, tutto era buono. Però la piazza era il principale. Per cui andavate a giocare anche quando era già notte. Sì, l'estate erano anche le 8, le 9 e mezza, sì. L'estate ci lasciavano un po' di più, l'inverno si tornava a casa da scuola perché qualche ora di pomeriggio si faceva anche a quei tempi, si tornava a casa e si davano anche i compiti perché... pomeriggio c'erano anche i compiti da fare, non è che non avevamo i compiti. E qualche volta si prendeva qualche
castighino perché gli insegnanti erano, non come adesso, gli insegnanti erano che rigidi, erano che un po' ci tenevano che noi imparavamo, però qualche volta succedeva e si stava zitti, si diceva niente, si faceva il castigo, si stava zitti e la mamma ci diceva un'altra volta impari. E poi i bambini si costruivano tanto le cosette in legno, si costruiva il carrettino in legno o coi pezzi di legno, con le asticelle e si divertivano nelle piccole cose. Poi piano piano siamo cresciuti, ora qualche regalino un po' diverso si trovava, Maria Santa Lucia, qualcosina, e se no per noi Santa Lucia era il fazzolettino. Con il mandarino, con le noccioline, con le noci, molto semplice. Dopo i giochi siamo andati avanti, dopo gli anni 60, 60 hanno cominciato un po', si trovava già il bamboletto di plastica, la bambolina già che apriva e chiudeva gli occhi, era già una. Le bamboline allora erano tutte di pezza. E basta, pezza, ci regalavano il passeggino che voi avete dei passeggini stupendi di carta, di cartone, che oh, se si bagnava okay, si rimaneva anche senza. La Befana metteva anche il carbone perché la mamma ci diceva, cari, siete stati cattivi, si trovava il pezzo di carbone nella calza. Così era, però noi eravamo felici, eravamo veramente felici, perché sapevamo gustare quelle poche cose che avevamo. Nel nonnetto che avevi vicino di casa o la zia che conoscevi, tipo Santa Lucia lasciava il fazzoletto. Per cui il rapporto con i vicini di casa era un po' diverso di quello di Oh, era oggi. bellissimo perché noi si andava da una casa all'altra, per noi era il zio, era la nonna, c'eravamo tutti, il rapporto era bellissimo, che adesso è difficile avere un rapporto così. Oppure ti mancava qualcosa, vai dalla signora che ti dà, ho bisogno di questo, vai dall'altra signora che ti dà. Era tutto molto più bello, molto più bello. Forse se fosse tornare con questi valori, con questi andrebbe meglio anche per voi bambini, perché voi vi perdete nella tecnologia, nel telefonino. Noi invece cercavamo le cose molto semplici, avevamo le cose molto semplici. E noi anche famiglie vivevamo come la nostra comunità era una comunità di scambio, di aiuto, di vicinato. Era molto più bello, era veramente un bel vivere. Che adesso noi che l'abbiamo vissuto abbiamo un po' di nostalgia di questi, nonostante questi brutti periodi che stiamo passando, abbiamo tanta nostalgia. Perché anche questi periodi ci racchiudono ancora più stretti e la nostalgia si fa sentire, ha detto che bello, poi la lavatrice era un sogno, la televisione, mamma mia, era una cosa, io alla mia nipotina ho raccontato ieri come la mamma mi faceva il bagno, era un disastro, ogni volta doveva riscaldare l'acqua, ogni volta in una grande. La brenta che diceva il nome, la brenta, e poi diceva: Mamma mia, almeno due dobbiamo lavarli. Cosa facciamo? Bisogna scaldare l'acqua sul fuoco. Non c'era il riscaldamento. Si alzava la mattina, c'erano i disegni di ghiaccio sulla finestra. E la mia nipotina si metteva a ridere perché io ho detto: Te sei una gran signora, non sai quello che hai. E queste cose devono insegnare. Queste cose, a imparare a vivere con poco, ad avere poco.